cerca naturalmente la realizzazione su tutti Inz per caparbietà, ed ecco Inz che va a segnare al 43esimo minuto il gol dell'1-0. Ha iniziato l'azione e l'ha terminata, la gioia di Paul Inz. Su questo rilancio di Pagliuca al 15esimo scatta in posizione regolare Ganza, secondo Beskin, di fronte a Ballotta, mira ed è gol, il 2-0. E poi al 46esimo angolo di Djorkaeff, la deviazione fuori area di prima intenzione, raddoppiare di Polins, gol del 3-1, sesto gol in campionato per il giocatore inglese. E risultato questo che sarebbe ideale per il return match di Coppa UEFA con lo Schalke a San Siro. Mercoledì prossimo, 3-1, Inter Reggiana, a voi la linea studio.